quello che è accaduto. Tutte le cose per il calcio funzionano troppo bene, come è successo l'anno scorso. Poi, inevitabilmente, quando le cose vanno troppo bene, può capitare che si pretenda sempre tanto, molto, e anche in maniera così esagerata e spropositata. Per cui, probabilmente questo è il quadro di questa stagione, no? Vale a dire, un inizio un po' altalenante, dopo i trionfi dell'anno passato, un inizio un po' altalenante, delle belle vittorie, qualche sconfitta, alcune meritate, altre forse no. I pareggi, tre che sono state delle mancate vittorie e una mancata sconfitta, quindi c'è un po' di tutto in questo inizio di stagione. Prima si diceva che non pareggiavamo mai, poi abbiamo pareggiato, non va bene, fa parte tutto del film, no? Fino a concludersi con un'infausta partita che secondo me però è il coronamento di un momento negativo, se non con dei risultati, perché poi alla fine i pareggi sono sì risultati, che con le vittorie in palio, con i tre punti, possono sembrare delle sconfitte, però sono sempre punti. Quindi io credo che sia stato il coronamento di queste partite un po' discusse un po' da tutti. E quindi si è conclusa così la cosa. Io non la voglio tirare tanto per le lunghe, anche se mi sono preparato un po' di cose, perché sennò altrimenti me le dimentico. E dico questo, tutto è nato, a mio avviso, e qui nasce la prima puntualizzazione che vorrei fare, un'entrata nelle spogliatoie a San Siro del Presidente, della quale sarete tutti a conoscenza, immagino, perché è stata abbastanza chiacchierata come cosa. Una cosa che mi ha stupito un po', visto conoscendo il Presidente per quello che è, per la persona pacata anche che è, un po' mi ha anche preoccupato, perché diciamola pure, anche infastidito da allenatore. Per cui cos'è successo? Che a fine partita vedo il direttore, gli faccio presente, chiaramente dopo una sconfitta per 5-0, perché questo è il film, no? Vedo il direttore, gli chiedo di passare il presidente, perché non è giusto andare avanti in questo modo, abbastanza equivoco, no? Perché ho ribadito che nell'ultimo mese e mezzo, infatti, questi rapporti tra allenatore e probabilmente squadra, tra direttore e allenatore, fra presidente e allenatore, perché non dimentico quando se n'è andato via prima della fine della partita, le partite in casa, quindi ho percepito che in questo mese e mezzo era successo un qualcosa che aveva incrinato questi rapporti. Allora ho sollecitato un incontro la mattina dopo, e questo incontro c'è stato, purtroppo senza il presidente, questo mi dispiace, insomma. La mattina dopo che cosa è successo? È chiaro che si evidenziano dei piccoli malumori, no? Perché fa parte del mio lavoro, chi non gioca ha qualche perplessità sul modo di gestire, abbastanza normale, chi gioca manifesta un momento, stesse cose che ho manifestato anch'io, un momento di riflessione mentale, forse negli allenamenti, nel modo di proporci, nel modo di propormi, ci sta, perché una stagione è lunga, e perché le difficoltà ci sono, però se ci sono le difficoltà ci deve essere anche la voglia di superarle, queste difficoltà. Se la voglia di superarle appartiene solo a qualcuno, all'allenatore in questo caso, non va bene, dobbiamo superare tutte quante le difficoltà. Per cui anche i giocatori manifestano la loro buona intenzione, nel senso che invece hanno detto, è vero, buona parte della colpa è nostra, io per parte mia mi metto a disposizione per cercare di migliorare quello che è migliorabile, quello che è il lavoro, quello che è l'assetto, poi si può parlare di 50.000 cose, perché tanto il calcio è materia opinabile a tutti i livelli, quindi non ci sono problemi in questo senso. Per cui ci lasciamo in questo senso, anche se percepisco, e questo lo devo dire, e Pietro Leonardi sicuramente potrà essere d'accordo con me, non percepivo la stessa volontà da parte sua, ma questo perché? Perché probabilmente era già convinto di aver preso una decisione, la cosa era già partita, e quindi quando è partita poi tornare indietro diventa difficile. E mi dispiace che poi sia passato il messaggio che invece io sono quello che se ne è voluto andare. Io non me ne sono voluto andare,
A Reggio Calabria ho fatto 8 sconfitte di fila, poi ho portato la squadra allo spareggio, eravamo ultimi sparati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è voglia comune di risolvere i problemi si possono risolvere. Quindi obiettivamente non mi è piaciuto che sia passato questo messaggio, perché non fa parte delle mie corde e non ne farà mai parte. A maggior ragione con una squadra con 19 punti, con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, con 2 partite prima della fine del girone d'andata abbordabili, perché la verità è questa, come forse erano abbordabili anche quelle precedenti, però insomma ci sta che si potesse finire il girone d'andata in grande, non dico tranquillità, ma quasi. Cosa devo pensare? Devo pensare che, non lo so, forse sono stato un allenatore usa e getta, fa parte, ormai abbastanza il dominio pubblico che gli allenatori si cambiano come si cambia il vestito la domenica, questo fa parte del nostro lavoro, però insomma l'allenatore voleva continuare, ecco questo ci tengo, perché se non voglio continuare con una situazione di classifica così non posso più fare allenatore, vuol dire che sono probabilmente sono stato frainteso, ecco, diciamo, mettiamola così, e questo fraintendimento mi è dispiaciuto, mi costa il posto, mi costa di ripartire a giugno, spero, con qualche squadra che magari possa avere un po' più di fiducia in quello che possono essere le capacità e le qualità. Prima di andare avanti, volevo dire, anche riflettendo un po' con calma su tutte le cose, dico quello che poteva essere il programma iniziale. Il programma iniziale era di un raggiungimento di salvezza. Questa salvezza, grazie a un organico che la può raggiungere tranquillamente, doveva passare attraverso la valorizzazione di qualche giovane, e questo poteva avvenire nel tempo, non dico a salvezza ottenuta, ma a campionato abbastanza istradato, e questo era il mio intendimento. Poi, a salvezza ottenuta, si poteva provvedere anche qualche cosa di più sotto il profilo dei giovani, e soprattutto a salvezza ottenuta, che prima bisogna passare da lì, si può anche puntare a qualche cosa di diverso. L'anno scorso siamo arrivati a... quanti anni fa? Non mi ricordo, l'anno scorso 48, 40, non mi ricordo. Siamo arrivati a un punteggio, però prima di arrivare a quel punteggio siamo passati da una quota salvezza che poi si è rivelata più bassa. Quindi prima si arriva a un traguardo e poi si guarda oltre. C'era poi da guardare in estate la qualità dell'organico. La qualità dell'organico che... un organico buono, però tutto è migliorabile, e c'era la possibilità di valutarlo fino ad arrivare a gennaio. Questo era quello che dovevamo fare, e l'abbiamo credo fatto. Certo che a un certo punto, quando arrivi in prossimità di gennaio, devi fare delle scelte, delle valutazioni, e forse queste valutazioni non sono state così ben accettate, ma questo fa parte anche i giocatori devono farsene una ragione di questa cosa qui, non è che uno può andare avanti continuamente con un gruppo così deppo di giocatori, no? Poi abbiamo avuto 1000 problematiche di ogni genere, grazie al lavoro dei fisioterapisti, dei medici, massaggiatore, preparatore atletico, abbiamo recuperato giocatori che avevano delle problematiche e sono abili e arruolati pienamente solamente da un mesetto circa, non da prima, quindi abbiamo cercato di recuperarli sotto tutti i profili, anche proponendoli, anche facendoli giocare, e poi alla fine si fanno delle scelte, perché è giusto fare delle scelte, come ho detto prima.